Corsica. Stiamo lasciando il bellissimo luogo di Bocca di Magra, tratta le Alpi Apuane. Siamo ancora sul fiume, arrivazione fluviale, tra 500 metri usciamo e mettiamo la prua verso il nord della Corsica. Acqua e gasolio a posto, siamo a 5 nodi. Tempo meteo. Arrivo a Barcaggio, il mare come era immaginabile si è ridotto, vento 6-7 nodi, le pale eoliche sono ferme. Arrivo alla Saleccia. Turi. Dietro la San Florent, la spiaggia della Saleccia, dietro là c'è un ristorante in pinetta, e qui siamo quasi al tramonto. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. You're animating principle. Discoteca galleggiante.
Arrivo alla spiaggia. Spiaggia più corta della Saleccia, ma molto 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 bella, acqua bassissima. Arrivo in spiaggia. Volevo farvi vedere oggi che queste non sono alghe, si chiamano poseidonie e sono delle piante che vivono in mare. Queste in particolare sono le loro foglie secche, morte, che si staccano e si depositano sulla costa. Grazie a questo, quello che vedete qui non è una spiaggia storta, ma è una spiaggia che esiste, perché se non ci fossero loro a proteggere dall'erosione del mare questa costa, non ci sarebbe neanche probabilmente la spiaggia bianca che vedete e che è bellissima, per cui non vanno tolte, ma è un bene che ci siano. Tra l'altro consentono anche la crescita delle dune, perché sotto quella vegetazione in realtà c'è sabbia. Quindi un bel gioco da proporre ai bambini quando vi capita di trovare fortunatamente delle spiagge con la posidonia, che tra l'altro nascono soltanto nelle zone pulite e contribuiscono a mantenere il mare pulito. Invece di andare a disturbare la fauna selvatica, quindi i granchi, i gamberi, i pesci, potete proporre come gioco andare a cercare le piante di Poseidonia e poi cercare un punto più a largo possibile per andare a piantarle dentro la sabbia per far crescere nuove foreste. Quindi buon divertimento! Siamo saliti appena appena, guardate che belle case, sembra un'area attrezzata per il barbecue. Siamo sbarcati con la canoa, abbiamo fatto circa 2 miglia. E abbiamo trovato questo. Questa è un'insenatura dentro un'insenatura.
partiti per la prossima rada a Cholu, là davanti andiamo a vedere. Giornate meravigliose di vento del nord lentissimo e mare calmo. Quest'alta pressione sembra durare e ci spostiamo piano piano verso ovest. The ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? Rossa. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. Sant'Ambrogio, direzione Calvi. Dopo la sosta andiamo ad ovest, qua c'è una bella baia protetta dal nord, là c'è una vedetta, gireremo in
larghezza e dovremmo essere in una bella baia protetta dal nord-nord-est, visto che sembrerebbe aumentare leggermente il mare. Posto da sub. Calvi sullo sfondo del Golfo della Revellata. E qui il faro. Fondali importanti. Qua cambia tutto, la Corsica inizia a essere selvaggia e profonda. Despite the commitment you think you've secured, and despite the attention you feed her, nothing she promises is guaranteed, and she may not be there when you need her. So don't put the weight of your world on a woman, just love her the best that you can. Cattedrale. C'è anche l'odore della cattedrale. Guardate qua, guarda che blu. Di Calvi. Si può stare in rada ad est, abbastanza lontano da Calvi, perché poi c'è il campo boi, quindi queste prime barche che vedete davanti sono all'ancora. Oltre là c'è tutto il campo boi molto grande, è il paese di Calvi.
E però è molto bassa, abbiamo provato a piedi, oltre ad essere molto basso e anche si sprofonda, quindi non si può fare né a piedi né in canoa con la chiglia perché tocca. Allora adesso la rimuoviamo, questa canoa vede la possibilità di levarla e poi proseguiremo in questo modo che non ha più pescaggio, proveremo a risalire un po'. Chiglia, facci vedere Laura. Eccola qua, qui vedete che pesca una trentina di centimetri, 25. Adesso proveremo a risalire. Ottima la rada fuori dal porto, per chi non vuole stare dentro il porto. I'm not aware of all the trouble. I fell asleep in my heart. I'll hide under the covers to get away from the feeling of loss. Now la rada dove è possibile passare la notte. Vedete, abbiamo fatto tutta la crociera, siamo andati oltre Calvi fino a Porto Vecchio, quasi alla Giraglia, tutta la costa laggiù e poi siamo tornati qua. Faccio vedere il porticciolo, è una meraviglia. Tra l'altro barche a motore secondo me non troppo grandi riescono anche a entrare. Qua è un po' basso su quei fuoribordo, là vedo ci sono qualche peschereccio, quindi famoso per il ristorante per l'aragosta. Verso la costa est della Corsica, questo è Torrile, davanti a noi barcaggio, la punta con la torre e la girolata. Thank you.
5 del pomeriggio, salutiamo la Corsica e ci dirigiamo verso casa facendo tappa in Capraia per questa notte.